questo bambino vuole andare bene. Disse, secondo me ti devi chiamare, fammi pensare, Tony Colombo. Mise la mano in tasca e mi regalò 50.000 lire. Io non l'ero mai visto 50.000 lire. Non sapevo manco come era fatto. E nemmeno mio padre. Quando scesi da quel palco comprammo, io mi tolgo 4 anni con mia sorella è più piccola di 4 anni, era un anno e mezzo c'era mia sorella. Disse, mio padre disse, questi serviranno per comprare il latte, i pannolini e tutto quello che serve a tua sorella, però ti prometto che tu canterai, mi venderò tutto. Dopo 6 mesi uscì il mio primo CD, papà si è venduto tutto di casa, tutto, TV, stereo, tutto quello che c'avevamo. Avevamo pure una macchina, una Renault rossa, stava venendo per 2 milioni e poi se la faceva prestare da suo amico perché dovevamo andare a cantare, quindi pensate un po'. E io sono orgoglioso di questo perché oggi quando guardo i miei figli vedo la vita come è cambiata, come è diversa e quindi cerco ogni tanto di fare il rompiscatole, quello un po' più pesante che dice sempre le cose che sembra un nonno di 90 anni. Però è importante ricordare ai nostri figli che noi non abbiamo avuto niente. Tra quei cantanti c'era pure questo. Oggi un cantante planetario. Basta ormai sono stanco, domande ma ancora si ci sta. Tanto ma sono pronto e stavate prima vita. E non esiste, tu non devi sbagliare a me. Quando mi cucava, io era durato di me. E a già quando, non mi, ma non mi vedo per la cantata, ma compagni miei. È stata lei, quei soldi suoi, la propria Roma l'ha vista insieme a Simona. Forse per queste cose tu non me le hai fatte mai, forse le cene assurde coi bastardi amici tuoi. Senta radio fa banda, ma non lo sai che giorno quando vedrà sapere che proprio tuo marito con la madre a tenere a qualche cielo la vita lascia sanità che sbaglia l'italiano. Che non tiene sentimento, diversa vita già. Cagnare. È la prima volta sul viso la rabbia vedo te. Non ci sei riuscita stavolta, non sei più brave. Vieni da sta casa, la dieta non taglio col cardino. Quando queste cose ci sembrano le tue teorie, le tue teorie,
con un figlio non potresti avere la tua libertà. Lei invece no, ma è sorva. Se mi sa chiagnere quando agili, tu mi avava. Queste cose tu non me le fatte mai, forse le cene assurde coi bastardi amici tuoi, il tribunale d'infame pronto sulla condanna, ti metteva ai servizi senza radio e vaganda, ma quando sei riuscita e a Gigi D'Alessio, fatelo contare.